Siamo all'appuntamento con l'informazione, ben trovati. Apriamo subito con la cronaca giudiziaria. Aveva preso a martellate la moglie dopo una lite, è stato condannato a 6 anni per tentato omicidio. 6 anni per tentato omicidio è la pena inflitta con rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale di Arezzo Giulia Soldini ad Enzo Capasso. Il 53enne che nel novembre scorso colpì con alcune martellate la moglie 48enne alla testa, procurandole gravi ferite. Il fatto avvenne nell'appartamento di Pozzo della Chiana nel comune di Foiano, che la coppia divideva con i due figli ventenni. Il tentato omicidio scaturì da una lite tra i due coniugi da tempo pari alle prese con dissapori. Subito dopo l'uomo era stato trasferito in carcere mentre la moglie è rimasta ricoverata alle Scotte di Siena per alcune settimane, prima di essere dimessa e di stabilirsi in una nuova abitazione. Il 53enne arrestato dai carabinieri ha atteso il processo ai domiciliari nella casa di famiglia. Questa mattina l'udienza e la lettura della sentenza. Un uomo di 58 anni è stato morso da una vipera ed è stato subito trasferito alle Scotte di Siena con il Pegaso in codice rosso, quello più grave. È accaduto oggi nel primissimo pomeriggio, intorno alle 14 ad Anghiari, lungo la strada comunale di Monte Mercole. E adesso la cronaca sindacale. Chiesta la revoca del concordato Fimer e McLaren, non si accordano. Giornata drammatica in tribunale per i lavoratori Fimer. Nessun accordo tra Greybull, McLaren e proprietà, chiesta la revoca del concordato. La Fimer di Terranova Bracciolini torna in bonis, ma per fare il quadro completo occorrerà conoscere le decisioni del giudice delegato. Doccia fredda per il centinaio di lavoratori dell'azienda specializzata in fotovoltaico presenti oggi al presidio davanti al Tribunale di Arezzo, che aveva convocato le parti per trovare un accordo. It's a bad day, ha commentato il rappresentante di Greybull, quando all'uscita del tribunale è stato fermato da sindacati e lavoratori. Nel pomeriggio è arrivata una nota. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo fatto ogni cosa in nostro potere per supportare Fimer attraverso una forte offerta economica che includeva un'immediata emissione di capitale e l'affiancamento di un partner strategico per lo sviluppo del business. Quest'ultima decisione del consiglio di amministrazione ci lascia profondamente perplessi e rimaniamo in attesa che si pronunci il tribunale. McLaren Applied e Greybull Capital riaffermano il loro impegno nel dare un futuro a Fimer che merita di stare in buone mani. Per contro, in una nota, i legali della proprietà scrivono: McLaren ha riproposto tali e quali le condizioni che ben sa essere considerate non ricevibili da Fimer, oltre ad essere realisticamente non attestabili, senza dire dell'assai dubbia legittimità, prosegue la nota del contrasto con l'interesse della società stessa e dei suoi creditori. Insomma, una situazione che proseguirà con un'assemblea in serata e poi ancora con l'occupazione degli stabilimenti di Terranuova Bracciolini e di una delegazione inviata direttamente a Vimercate. Ma sentiamo le voci dei sindacati e del primo cittadino di Terranuova, Sergio Chienni. Non sappiamo cosa vorranno fare, ma indipendentemente da quello che vorranno fare, noi gli impediremo tutto quello che potrebbero fare, perché sicuramente siamo di fronte a una proprietà che o qualsiasi cosa che può pensare o che può provare a fare non va nella direzione degli interessi dei lavoratori. Siamo piccoli, ma abbiamo intenzione di continuare a farci sentire in maniera forte, perché fino all'ultimo secondo noi difendiamo con tutte unghie e codenti la nostra gente. Ed in serata i lavoratori della Fimer di Terranuova Bracciolini hanno deciso di occupare lo stabilimento. Dopo un incontro con i sindacati e l'amministrazione comunale hanno annunciato che si organizzeranno in turni da 6 ore, alternandosi per presidiare la sede onde evitare, ha ribadito il segretario provinciale della CGIL, Alessandro Tracchi, che qualcuno entri o porti via materiale dall'interno. L'occupazione è iniziata intorno alle 18. Cambiamo argomento. Inaugurata la mostra di Afro nei rinnovati locali della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea in Piazza San Francesco ad Arezzo, si tratta di uno dei più grandi artisti del Novecento italiano. Siamo con il sindaco, l'assessore alla cultura e il presidente della fondazione Guido d'Arezzo, una grande mostra con un artista straordinario che riannoda il filo con Piero della Francesca. Afro Basaldella, un grande del Novecento italiano, del quale rappresentiamo in questa mostra le varie fasi dell'espressione pittorica, a partire da quella diciamo convenzionale, figurativa, che lui ha percorso nell'anteguerra e che ha approdato ai grandi disegni per i mosaici che dovevano far parte di uno degli edifici di E42 a Roma, all'Eur, mostra mai, diciamo, esposizione mai avviata per via della guerra, per poi passare a una breve fase cubista e infine approdare all'informale con
l'uso del colore, come dicevano i loro a quel tempo, l'uso trascendentale del colore. Ricordiamo che parte tutto dalla scuola di Roma, alle mie spalle vedete un bellissimo dipinto che ha un titolo Figura 1 e che diciamo, raffigura i rossi tipici di Scipione, quindi della scuola romana del secondo anteguerra. Afro è uno dei maestri del colore e della pittura del Novecento italiano e Arezzo lo presenta con grande attenzione nei locali rinnovati della Galleria d'Arte Contemporanea e Moderna. Senta ingegnere, intanto la mostra quanto starà aperta? Starà aperta 3 mesi, quindi chi non riesce a vederla oggi o in questi giorni potrà andare avanti fino a settembre. Un'altra grande opportunità è una nuova offerta che Arezzo propone ai suoi visitatori. Esattamente, voi sapete bene che questa è la politica che ha sempre mandato avanti questa amministrazione, nel senso che la vicinanza degli affreschi di Piero della Francesca agli stessi locali in cui si espone Afro fanno da attrattore rispetto alla città e questo è un momento d'arte in cui spero molti degli appassionati di arte contemporanea e quindi di arte moderna, italiani, europei o anche mondiali, verranno a visitare Arezzo. E adesso parliamo di un'altra grande iniziativa e tradizione di Arezzo, ovvero la giostra del Saracino. Anche per la 143esima edizione, in programma sabato 17 giugno alle 21.30, la vendita dei biglietti sarà gestita in prima stanza attraverso l'ormai collaudato Click Giostra Day in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour, che permetterà di prenotare online i biglietti e ritirarli presso la biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra in Piazza della Libertà. Il form di registrazione e prenotazione dei tagliandi sarà attivato giovedì 8 giugno dalle 15 alle 18. Ogni utente potrà chiedere al massimo 4 biglietti. E torniamo a parlare di cronaca. La Procura Distrettuale Antimafia precisa che sono 8 le aziende perquisite nell'ambito di un filone sui rifiuti scaturito nell'insieme dell'inchiesta Cheu. Gestione rifiuti pericolosi sono 8 le aziende perquisite dal NOI di Firenze a Roma con i colleghi dei comandi locali, tra cui quello di Arezzo. Lo spiega in una nota la Procura Antimafia di Firenze. Diffusa si spiega in seguito al comunicato diramato il 30 maggio dalla Chimet, l'azienda di Badia Alpino, specializzata nel recupero degli scarti e dei metalli preziosi, tra quelle perquisite. L'inchiesta, spiega la Procura, è partita da quella più ampia sul Cheu. La Procura ipotizza un illecito traffico di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi, circa 84.000 tonnellate avviate al recupero e 12.000 tonnellate avviate a smaltimento. Tra il 2012 ed il maggio 2023 quegli scarti sarebbero stati declassificati in rifiuti non pericolosi e così sarebbero stati avviati al recupero fino al novembre 2021 in impianti compiacenti anche grazie alla predisposizione di documentazione ad hoc. Un affare, conclude la Procura, di almeno 21 milioni di euro, secondo la stessa Procura, derivante dal risparmio economico ottenuto avviando il rifiuto al recupero con codice R non corretto, con enormi guadagni. Chimet nel comunicato aveva specificato di aver utilizzato un codice giusto. E adesso Coingas. Maria Paola Petruccioli è la nuova amministratrice. La nomina è stata presentata dall'assessore Chierici all'assemblea dei soci. Una donna al vertice della partecipata simbolo della nostra provincia. Coingas, al di là delle traversie recenti, è la grande mamma di tutti i comuni della provincia di Arezzo. Esce di scena Franco Scortecci e dunque una donna sale al vertice per la prima volta. Si tratta di Maria Paola Petruccioli, già in passato al vertice del Fossombroni. I sindaci di centrodestra, detentori del pacchetto di maggioranza, sono soddisfatti. Ho presentato il nome dell'avvocato Petruccioli come amministratrice 1. Amministratrice unica che poi si è confermata tale con il voto di oltre il 70% dell'assemblea, un'assemblea anche direi tranquilla, serena, senza particolari tensioni. Di rimando i colleghi del centro-sinistra si sono astenuti e Roberta Casini, sindaco di Lucignano, spiega perché. Il comune di Arezzo è arrivato con una proposta secca dell'avvocato Petruccioli sul quale sinceramente non siamo messi neanche nelle condizioni di poter esprimersi sul nome. Siccome oggi ci si esprimeva sul nome, l'astensione non è un voto né a favore né un voto contro. Quello che invece abbiamo denunciato fortemente
e il metodo e il percorso con il quale siamo arrivati al voto di oggi. Non ci ha convinto le dimissioni di Franco Scortecci, perché Franco Scortecci, sinceramente, non ultimo nell'ultima assemblea, ha delineato il futuro, ha delineato il percorso di questa società, ha retto in momenti ben più complicati, quando io anche personalmente ho chiesto le proprie dimissioni, perché lo ritenevo incompatibile la sua posizione processuale con l'essere l'amministratore unico di Coingas. L'ha sempre fatto a testa alta, devo dire, gli va riconosciuto. Ora la palla si sposta a destra, ma per Chierici non si esclude lo slittamento dell'assemblea. Non è da escludere il rinvio, si mormora di un rinvio, vediamo quello che succede. Presentato lo Utopic Fest 2023, promosso e organizzato da Rondine Cittadella della Pace, in programma dall'8 all'11 giugno. Vediamo. Nel tempo accelerato, quale spazio alla fragilità e al dolore? Il tema dello Utopic Festival edizione 2023, il Festival Internazionale del Conflitto, ed è soprattutto importante sottolineare quali sono i temi che vengono affrontati. Siamo tutti fragili, tutti vulnerabili, non possiamo dimenticare questa verità profonda e non possiamo neanche giocare a far finta di essere forti. Rondine da 25 anni lo vive sulla propria pelle, di quella dei ragazzi meravigliosi, giovani leader, e proponendo questo tema ma dice soprattutto alla nostra comunità aretina: c'è posto per tutti, perché chi è che non è vulnerabile e fragile? Quindi speriamo che siano giorni dove si sviluppa la curiosità per Rondine. È simbolico, ma non solo, il fatto che si comincerà con la marcia della pace l'8 di giugno. Una marcia che unisce tutti, unisce al di là delle generazioni, dei punti di vista, dei dubbi e delle convinzioni, perché camminare, fare un gesto concreto non è per niente banale. I giovani da tutta Italia, da tante parti del mondo, dai luoghi della guerra, vengono e raccontano le loro fatiche, le speranze, i progetti e i loro piccoli cambiamenti del mondo, perché se siamo uniti siamo qui. E poi sono i grandi nomi, i big. Io direi, segnalerei fra tutti che si va da PIF del mondo dell'arte a Vessicchio, Beppe Vessicchio, oppure si va a Cucinelli, al Cardinale Zuppi, presidente della CEI, e notizia delle ultime ore, il vice segretario generale delle Nazioni Unite, Moratinos. Anche spazio con la musica, la presenza importante di Cristicchi. Domenica al Teatro Petrarca sarà un grande evento. Cristicchi tocca proprio il tema della fragilità e fa vedere come la fragilità non dobbiamo averne paura, ma può essere trasformata in speranza, in pace, in paradiso. Va in archivio invece la quarta edizione di Officine Social Movie, il festival internazionale aretino dedicato ai corti, al Cinema Eden, la serata conclusiva. Il mare che muove le cose di Lorenzo Marinelli è il cortometraggio vincitore dell'edizione 2003 di Officine Social Movie. Quest'anno il filo conduttore del Festival Internazionale Aretino, a cura di Orchestra Multietnica e Officine della Cultura, è stato La Libertà. Il corto parla di un incontro tra una persona che soffre del morbo di Parkinson e un ragazzino africano che non sappiamo in realtà da dove arriva. E, diciamo, il loro incontro fa sì che entrambi riescano a, come dire, a venirsi incontro, appunto, e a scoprire qualcosa l'uno dell'altro e in un certo senso a farsi del bene. Soddisfatti gli organizzatori della Tre Giorni. Oltre ai 2760 documentari arrivati e tantissime persone a godere di quello che è il cinema sociale. È un momento di riflessione non soltanto sul mondo del sociale, ma sul mondo del cinema, che porta dei messaggi importanti soprattutto ai ragazzi. Coinvolti nell'organizzazione del festival gli studenti del liceo Piero della Francesca di Arezzo. Io ho spinto anche i miei amici a partecipare a questo evento del Social Movie, perché lo trovo a parte innovativo molto interessante. Quello che mi porto a casa io è più esperienza nell'ambito anche di come si crea un festival, ma sia come esperienza lavorativa. Cambiamenti e riconferme all'interno del rinnovo carico in Col Diretti. Sono state giornate impegnative per le assemblee dei giovani, dei pensionati e del settore donne. Sì, quest'anno è l'anno dei rinnovi e quindi anche la Federazione Pensionati ha provveduto a rinnovare. Abbiamo nominato un nuovo consiglio e abbiamo riconfermato Giuliano Scattolin come presidente della Federazione Pensionati. I pensionati, secondo noi, devono avere un rapporto con la nostra federazione, perché noi siamo interessati che possano passare questo periodo della loro
della loro vita in modo sereno e dignitoso, che possano vivere nella propria famiglia perché devono stare vicino ai propri affetti e al proprio ambiente familiare. Stiamo collaborando con Monsignor Paglia, che si interessa per quanto riguarda l'Istituto della Famiglia, perché si possa dare un supporto anche a quei pensionati che non possono essere autosufficienti. È giusto che lo Stato dia un aiuto ai coltivatori diretti che possono mantenere in casa i propri familiari. Novità anche in Coldiretti, donne impresa Arezzo. Sì, ci sono delle novità nel coordinamento donna di Coldiretti Arezzo, perché sono stati rinnovati alcuni volti, altri proseguiranno nel loro progetto come i 5 anni fa. Ecco, e nel caso di Elena Bertini? Sono stata rinnovata per altri 5 anni, mi dovrete sopportare e supportare anche. Questo senz'altro. È cambiato quindi lo staff? Sì, è cambiato per una piccola parte, è cambiato lo staff, nuovi volti, nuove idee. Comunque continueremo a portare avanti il progetto sulla corretta e sana alimentazione delle scuole, quello che è Campagna Amica e tutto quello che poi ci verrà in mente, un po' lo sai che siamo molto efficienti, durante questi 5 anni per le donne di Coldiretti Arezzo e speriamo e non solo. Aziende e sicurezza, la videosorveglianza al servizio delle imprese nel rispetto delle regole. Su questo tema CNA ha promosso un incontro di approfondimento. La sicurezza delle aziende resta una questione di stretta attualità, soprattutto dopo gli episodi di furti e rapine che hanno colpito in particolare le imprese orafe del territorio. L'incontro promosso da CNA ha voluto compiere un approfondimento, mettendo in evidenza gli aspetti tecnici e giuridici che stanno alla base della videosorveglianza. Un'ottima convention, un grazie all'Ispettorato del Lavoro che ha portato delle nozioni veramente interessanti e grazie a tutti i relatori perché sono stati molto efficaci e molto precisi nel dare nozioni. Questa attività rientra un po' nella formazione e informazione di CNA? Sì, per noi CNA è una cosa che sposiamo e che vogliamo anche protrarre nel tempo, perché l'informazione su come difendersi da assalti per le aziende orafe o a livello di cittadini sono importantissime. L'incontro è stato promosso con il supporto dell'Ispettorato del Lavoro di Arezzo ed esperti del settore e ha fatto il punto sugli impianti più evoluti, sul rispetto delle norme a tutela della privacy e sulle autorizzazioni richieste per il controllo a distanza. È stato un incontro positivo, interessante, chiarificante sotto certi aspetti legislativi, cosa più importante, perché l'appuntamento era di chiarire e di far capire come si installano gli impianti nella legalità. Quando ti specializzi nell'installazione di determinati prodotti come prodotti di videosorveglianza, sia per il privato che per il pubblico o per il privato inteso come aziende, deve avere anche una preparazione, diciamo così, non approfondita, però perlomeno conoscere i problemi che puoi creare. Stessa località Camucia e stesso indirizzo la centrale via Lauretana. Il punto extra cortonese ha rifatto il look. Dopo il restyling, stamani alla presenza del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, è stato inaugurato il rinnovato store di Estra a Camucia. Con questo tsunami dei prezzi ci siamo resi conto che bisogna dare un valore alla prossimità. Quindi abbiamo riaperto questo store di Camucia proprio per venire incontro alla popolazione che magari non è tanto addentro alla possibilità di usare delle app, di usare il telefonino, quindi la clientela più anziana, quella magari più debole, ma tutti sono ben accolti perché i servizi potranno essere erogati a chiunque, chiarimenti sulle tariffe, informazioni, nuovi contratti e quant'altro. Questo è lo spirito per cui abbiamo fatto questo nuovo store a Camucia. Possiamo dire che sia un presidio per tutta la Val di Chiana? Sì, naturalmente, quindi è importante esserci perché a differenza appunto di molte aziende che operano solo da remoto, noi vogliamo essere presenti sul territorio e questa è la migliore risposta. E per dimostrare questa vicinanza, a giugno il punto extra sarà aperto tutti i giorni, compreso il sabato mattina. Per il primo cittadino cortonese è un punto in più nel percorso di riqualificazione di Camucia. La Repubblica Italiana nacque 77 anni fa. Oltre alle iniziative istituzionali c'è chi ha voluto ricordare quella data con un progetto originale. Sono gli alunni dell'Istituto Superiore Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino.
pezzetti di materiali vari, frammenti, oggetti di riciclo. Nulla è stato buttato, tutto è stato conservato. Un lavoro certosino quello portato avanti da questi ragazzi, i quali si sono applicati con dinamismo per creare queste composizioni. Li immaginiamo impegnati con utensili, pennelli e vernici, tutto per modellare queste figure dalla notevole espressività. E tutto per ricordare una data di grande significato. Come i ragazzi hanno accolto questo progetto? Il progetto si chiama Ecorepubblica perché è un progetto che vede, rende un omaggio, in cui i ragazzi hanno reso un omaggio al tricolore italiano facendo queste installazioni tutte con materiale di riciclo. L'idea nasce dalla necessità di fare lavorare assieme tutti i ragazzi, tutti sotto un'unica bandiera, con le loro fragilità, con le loro abilità, con le loro competenze. Hanno fatto capire quanto siano sensibili alla tematica non solo della Festa della Repubblica, manca la tematica molto attuale che è quella del riciclaggio, di poter riutilizzare gli oggetti che poi possono continuare ad avere una loro vita, e loro lo hanno fatto con tutti i materiali che sono soliti usare durante l'anno scolastico. È un bel progetto innovativo e è in continuità rispetto ai progetti che portano sempre avanti le nostre scuole. Il Rotary Club Arezzo è sempre al fianco della Caritas diocesana per un aiuto concreto e discreto. In questo caso il contributo è stato restituire decoro ai locali con una totale imbiancatura delle zone di accoglienza e servizio. Siamo nei locali della Caritas diocesana, locali che sono stati rimbiancati, resi più accoglienti, anche igienicamente perfetti, con il Rotary che ha dato una mano di vernice. Continua questa proficua collaborazione con la Caritas, ma soprattutto in questa circostanza abbiamo voluto rendere fruibili delle parti operative che vanno ad uso di tutti quei volontari che si adoperano per quotidianamente e proprio con grande dedizione nei confronti delle persone che hanno più difficoltà. Qual è stato l'intervento? L'intervento è stato quello di rimbiancare, togliere l'umidità e rimbiancare sia la parte della cucina, del magazzino, della stanza operativa, cioè quella di preparazione, e dell'atrio. Quanti sono i volontari che quotidianamente prestano il loro aiuto? Ecco, da una trentina a 35, ecco, sono i volontari così. E le persone che bussano alla porta? Una venticinquina. Quotidianamente? Quotidianamente, la sera. C'è il servizio di sera qui alla mensa. Quindi è importante che la città sappia di questi numeri, che vi dia una mano sempre. Sì, ma io credo che la città lo sappia. I Rotary che interviene in queste cose qui, che ringraziamo da parte di tutti, sa. E quindi sapendolo Rotary credo che lo sappia anche tutta la città. Sentirsi, ecco, partecipi di tutto quello che sono i bisogni e le necessità. Il senso di comunità è la cosa più importante. È questo che, tant'è vero, io sto dibattendo proprio sul fatto, la Chiesa è carità, non è elemosina, per cui la carità è attenzione a tutti i bisogni degli altri. E prima di chiudere diamo uno sguardo a cosa succederà dopo. Avremo Newsline dentro la notizia, in seguito 9:10, che oggi si occupa di Cortona Comics 2023. La serata proseguirà con Caffè Bollente, dedicato alla prossima edizione della Giostra del Saracino, e alle 23 ci sarà Alessio in diretta. È tutto per la prima parte, la linea Luigi Alberti per la pagina sportiva. Grazie per l'attenzione e arrivederci.